Buongiorno. Dai, dimmi dove andiamo. Adesso te lo dico. Sofia a casa anche oggi dall'asilo per... Ancora per il dito? E per il ginocchio? Ma perché hai paura che ti fai male ancora all'asilo? Sì. E allora adesso sai cosa facciamo? Visto che abbiamo portato la Nicola a scuola e siamo solo mieti... Sofì, andiamo a prendere un pasticcino. Vuoi? Andiamo a bere il caffè a prendere un pasticcino? Ti va? Oh, che entusiasmo, ragazza! Con la borsa anche! Eh? Mamma, voglio pagare io. E ce li hai i soldi? Dai, dammi i tuoi. Caffè e pasticcino, allora? Sì. Va Tu caffè, io pasticcino. bene. Tornati al bar, abbiamo cambiato i cerotti, vero? Abbiamo disinfettato ancora il ginocchietto e il ditino e abbiamo messo la crema. Vanno molto meglio oggi, vero, Sofì? Vanno molto meglio, eh? Il dottore ci ha dato le cose giuste, eh? Funzionano. Cosa stai facendo? Hai scelto di usare il libro. Adesso qua la signora si sta esercitando con la lettera B. Eh? La lettera B di... cosa c'è disegnato qua? B come? Ah, infatti mi sembrava strano che non lo conoscevi, eh. Ah, me le stai scrivendo tutte arcobaleno oggi? Sì, che roba impegnata. Bravissima, la mucca è già fatta. Ora che pagina? Vediamo cosa c'è dopo. Questo è fatto, questa è fatta, questa è fatta, questa è fatta. G. L'H di hotel e di hamburger. Ti ricordi che l'abbiamo visto ieri, l'H di hamburger? Trovato. Di che colore faccio? Rosa. Possiamo fare questi due colori. Azzurro e rosa. Visto che non volevi il blu, facciamo azzurro e rosa. Contrario. Cosa stai facendo? Hai fatto un video tu. Tu che stai riprendendo? Sto riprendendo il mio libro. Oh wow, mi farò vedere cosa hai fatto di bello.
che li hai sbriciolati con i fonzi e con i taralli. Riesci? Bravissima! Passa tutto bene così, guarda. Così. Oppala, e aspira tutto, hai visto? Bravissima! Mettiti lì. Faccio il giro. Dammi che lo giro di là. Portiamo a spasso il cane, va? Vieni. Vieni. Ho portato il cane. No, lascia aperto. Tieni, divertiti. Facendo qua? Devi togliere il cartone. Per mettere la tromba sulla sua bicicletta. Ah, perché è nuova questa? Devi metterla sulla bicicletta. Dì, vuoi provare a fare le cose da sola? Ce l'abbiamo fatta. Siamo state bravissime, Sofì, che abbiamo lavato la macchina. Chissà come è contento papà quando torna e vede tutta la macchina pulita. Sofì? È la prima volta che lavo la macchina io da sola, dentro e fuori, perché solitamente la faccio lavare nel parcheggio del centro commerciale, c'è il lavaggio auto, e quindi mentre io faccio la spesa o acquisti vari, gliela porto e così quando ho finito di fare le mie cose vado a recuperarla ed è perfettamente pulita. Però visto che l'ho lavata un paio di mesi, l'ho fatta lavare forse un paio di mesi fa, e le signorine me l'hanno già conciata tutta un porcile perché c'erano fonzi sbriciolati, taralli sbriciolati, non mi andava di spendere altri soldi all'istanza di 2 mesi per far di nuovo lavare l'auto all'autolavaggio. Ho detto vabbè, è una bella giornata, la lavo io sia dentro che fuori. Sono molto soddisfatta del mio lavoro perché è venuta bene. Sofia è stata bravissima perché mi ha aiutato. Vero Sofì? Ti sei divertita? Sai che quando io ero piccola mi piaceva tantissimo lavare la macchina con il mio papà? E anche con la nonna Luisa, piaceva tantissimo a me lavare la macchina, perché io spacciugavo, mi riempivo tutta di schiuma. Infatti quando lavavo la macchina con la nonna Luisa, sai cosa faceva lei? Mi faceva mettere il costume da bagno. Lo sai? Stanno già andando in palestra. Ok, giriamo la macchina e ci vediamo dietro. E mi faceva mettere il costume da bagno la nonna Luisa, lo sai? Così anche se mi bagnavo, pazienza, e io mi divertivo tantissimo. Mi ricordo di una volta in particolare che mi aveva fatto mettere un costume da bagno che era bianco e nero a fiori con un pochino di disegnini oro, e ho anche le fotografie, Sofì, te le faccio vedere? Sì. Ce le ho a casa nell'album fotografico. Sì. Quando arriviamo a casa ricordamelo che te lo faccio vedere, ok? Ok. Comunque sono soddisfatta, dai. Non è venuta benissimo la macchina, a dire la verità, fuori. Dentro è fantastica. Solo che fuori, purtroppo, l'ho lavata con il bagnoschiuma, quello concentrato, per l'auto. E il problema è stato che, essendo sotto il sole,
si è asciugato il bagnoschiuma sull'auto e a sciacquarlo non è venuto via tanto bene. Quindi ci sono, se si guarda la macchina al sole, tutti i cerchi delle passate di spugna che, anche se l'ho sciacquata, non sono venute proprio via. Quindi in teoria fuori sarebbe da ripassare, lavare e sciacquare all'ombra e poi dargli un'asciugata, così non rimangono segni. Però vabbè, è già meglio di prima l'auto, quindi va bene così. Anche il vetro, è vero, il vetro dovevo passarlo tutto col vetril, solo che non ho avuto tempo perché bisognava andare a prendere Nicola a scuola. Adesso andiamo in palestra perché oggi le signorine hanno gli allenamenti di ginnastica artistica e Nicole sta arrivando a piedi con le sue amiche che fanno anche loro ginnastica, e quindi ci troviamo qua davanti alla palestra. Dai, siamo fortunate che c'è anche parcheggio oggi, ce n'è tanto, come mai? Perché siamo arrivate presto rispetto agli altri giorni. Gli altri giorni tantissimo cosa, tantissimo ritardo, tantissimo parcheggio, tantissimo ritardo. Mamma, che brutta reputazione. Sofì, aspetta a scendere, passano le macchine e devi sempre aspettare che te lo dico io. Quando si può, diamo i numeri. Tu lo zainetto oggi non lo porti perché non fai l'allenamento, ti ricordi? Sì. Ok, però prendiamo lo zainetto di Nicole con dentro la merenda. Pronti ad andare? È stata una giornata impegnativa per la Sofì. È grintosa la Sofì che oggi, nonostante aveva ancora mal di dito e mal di ginocchia, ho voluto lo stesso fare le lezioni di ginnastica. All'inizio non eravamo d'accordo io e la Sofì che non avrebbe fatto la lezione oggi, in modo che non andava a andare sulle ginocchia così, visto che siamo in fase di guarigione, fortunatamente. Però quando ho visto l'allenatrice ho detto, no, ma io lo voglio fare. Allora l'allenatrice le ha detto, va bene, fallo, però se ti fa male il dito o le ginocchia me lo dici, così ti fermi, non vai avanti col rischio di farti male. Va bene, allora siamo andati a recuperare la divisa in macchina. Fortunatamente avevo comunque il suo zainetto di ginnastica artistica in macchina e quindi ci siamo cambiate al volo e ho potuto fare la lezione. L'ha fatta tutta, completamente tutta. E ha detto che solo una volta le ha fatto male qualcosa, forse il dito, probabilmente ha appoggiato male il dito, perché più che le ginocchia le fa male il dito, perché effettivamente, secondo me, è anche molto sensibile, perché mancando le mezza unghie, appena tocca un attimo le fa male. Quindi, secondo me, il maggiore problema è il dito, che non neanche le ginocchia. Comunque, dopo l'allenamento, sì, vabbè, lei si è divertita e tutto quanto, però mi ha detto che non vuole fare la gara perché ha paura di farsi male al dito. Anche se oggi all'allenamento hanno fatto tutto il percorso che faranno in gara, quindi dovrebbe fare le stesse cose che ha fatto oggi, però non si sente molto sicura e quindi mi ha chiesto di poter andare a vedere la gara di Nicole ma non di partecipare lei, quindi questa volta salterà la gara e sarà per la prossima volta. L'importante è che guariscano bene il dito e le ginocchia, poi le gare c'è sempre tempo per farle, anche perché era una gara, cioè non era una gara di selezione per le nazionali, era una gara così organizzata dalla loro società, tra tutte le bambine della loro età, e era carina come cosa, però questa volta parteciperà da spettatrice e farà il tifo per Nicole. Ah, e vedete che ha il cerotto anche sulla guancia, non si è fatta niente di particolare, semplicemente Sofia aveva una crosticina sulla guancia che non resiste proprio dal non grattarla,
Quindi le è successo già altre volte, l'unico modo per fargliela guarire è quella di metterle la crema cicatrizzante con sopra il cerotto, perché è l'unico modo per non fargliela toccare, perché lei non osa togliere il cerotto, quindi con il cerotto sopra siamo sicure che lei non va a continuare continuamente a togliere la crosta, abbiamo la probabilità maggiore che guarisca in fretta, visto che ormai è già da un po' che va avanti con questo crosticino.